Salve, ben ritrovati al Prima TG. Andiamo subito con la prima notizia. Poco prima dell'una di notte, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto-legge anti-Covid, ribattezzato Decreto Ponte, che avrà valore dal 7 al 15 di gennaio, in attesa cioè della formulazione del prossimo DPCM del 15-31 gennaio, giorno di scadenza dello stato di emergenza sanitaria, molto probabilmente da prorogare anch'essa per 6 mesi. Nel frattempo, il DL anti-Covid entra in vigore il giorno dopo l'Epifania e vede confermare tutte l'anticipazione finora riportata. In sintesi, dal 7 al 15 di gennaio permane il divieto di spostamento tra le regioni, il 7 e 8 gennaio si allenta la morsa, il colore dell'Italia sarà tutto zona gialla e su tutto il territorio negozi, bar e ristoranti potranno essere aperti, ma persiste l'impossibilità di uscire dalla propria regione. Il weekend dal 9 al 10 gennaio invece sarà di colore arancione, dall'11 al 15 ogni regione diventerà di un colore proprio a seconda del monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità. Riaprono il 7 gennaio, dopo la pausa natalizia, gli istituti per 5 milioni di studenti dell'infanzia, dell'elementare e delle medie, ma sulla scuola imperversa ancora la battaglia, a casa rimangono i ragazzi delle scuole superiori. Il governo nel Consiglio dei Ministri, terminato nella notte, ha spostato la data del loro rientro in presenza, prevista per il 7 di gennaio all'11 gennaio, perché nel fine settimana si aspettano i monitoraggi rispetto agli indici regionali. Se si hanno contagi altissimi, posso anche capire, ma allora se si chiude la scuola si deve chiudere tutto il resto, anzi la scuola dovrebbe essere l'ultima a chiudere se i contagi non sono alti e ne abbiamo territori così. Fortunatamente la scuola deve restare aperta, decisioni diverse non sarebbero comprese. La scuola ha un ruolo fondamentale, ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, rivolgendosi ai governatori delle regioni. Il bollettino dei contagi da coronavirus in tutta Italia vede 15.378 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, i decessi sono stati 649, 16.023 invece i guariti, per un decremento degli attualmente positivi di quasi 1.300 unità. I positivi di giorno invece in Regione Campania sono 688, di cui 648 sintomatici e 40 sintomatici, i tamponi del giorno sono 7.425. I deceduti sono 33, per un totale, i guariti sono 1.782, per un totale di guariti di 114.518 da inizio pandemia. Il report dei posti letto vede 97 posti in terapia intensiva occupati su 656 disponibili, mentre i posti in degenza nei reparti Covid sono 1.372, quelli occupati su 3.160 disponibili. In merito alla situazione della somministrazione del vaccino contro il Covid-19, si precisa che in Italia ieri c'è stata un'accelerata, sono 259.000 le dosi somministrate in totale, con tutte le regioni che hanno avviato la campagna, ed i numeri italiani sono già oggi soddisfacenti perché pongono il nostro paese al secondo posto nel continente per la quantità di dosi somministrate, sottolinea una nota di Palazzo Chigi. Al momento l'Italia è in seconda, in UE è la spalla della sola Germania, che però ha potuto contare su una dotazione iniziale ben superiore, un risultato per il quale dobbiamo ringraziare l'eccezionale lavoro delle donne e degli uomini del nostro sistema sanitario nazionale. Continuiamo a impegnarci in questo grande sforzo per realizzare un piano vaccinale senza precedenti, ha recitato la nota ufficiale. Poi ci sono le parole del Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, Franco Locatelli, che ha detto che l'Italia è in grado in maniera assolutamente competitiva di giocare partite importanti sulla capacità di generare tecnologia biomedica sofisticata. E sono 16.602 i vaccini somministrati finora in Campania nella prima fase delle vaccinazioni contro il Covid-19, quella dedicata agli operatori sanitari e agli ospiti delle RSA. Secondo il report ufficiale del governo, la Campania ha somministrato quindi il 49% delle 33.870 dosi finora a disposizione. Oggi è arrivata anche la seconda spedizione di 33.000 altre dosi. Nel dettaglio sono state 7.785 le donne e 8.717 gli uomini vaccinati in regione, con la fascia d'età tra i 50 e i 59 anni al primo posto, seguita da quella tra i 60 ai 69 e poi quella tra i 40 ai 49 anni. Vaccinati poi anche 224 soggetti dai 70 ai 79 anni nelle RSA e 13 dagli 80 agli 89 anni. Ieri il grande successo della postazione mobile per i tamponi a Somma Vesuviana, sono stati effettuati 270 test agli abitanti della città, ecco le parole dei protagonisti. Qui a Somma Vesuviana, nella piazza antistante la chiesa di Santa Maria del Pozzo, i medici di base hanno organizzato con l'ASL una giornata per i tamponi antigenici.
argomento importante perché penso si doveva già organizzare da diverso tempo questa giornata, perché solo attraverso diciamo, l'organizzazione di queste giornate noi riusciremo a evitare che il virus si diffonda nella nostra città, perché oggi come vedete ci sono ancora delle persone che stanno facendo i tamponi. Se noi troviamo una persona che ha il virus, subito la mettiamo in quarantena ed evitiamo il diffondersi in città del virus. Oggi la regina di base è scesa in campo, compatti in associazione CEMPO e ACT, e grazie alla collaborazione dei medici, grazie all'amministrazione comunale, in primis il sindaco di Somma Luciana, che ci ha supportato, diciamo, concedendoci la piazza di questa antistante la basilica, supporto tecnico, grazie anche all'ASO che finalmente ci ha fornito questi dispositivi di prevenzione e tutto l'occorrente per poter svolgere questa giornata dedicata ai pazienti per eseguire questi tamponi antigenici. Quando tutte le forze in campo vengono coinvolte, i medici vengono coinvolti in queste iniziative, ma con i dispositivi adatti per svolgere queste giornate, questi tamponi, si riescono a ottenere ottimi risultati. Oggi è stata una giornata favolosa, dove siamo riusciti a fare tanti tamponi e speriamo di sanare, diciamo, quei positivi che possono essere poi infettivi per altri pazienti. Sono 136 nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 1.396 per una percentuale di incidenza che scende al 9,7% rispetto al 15,5% del giorno precedente. Si segnalano purtroppo altri 10 decessi e più precisamente a Lusciano, Marcianise, Mondragone, San Felice a Cancello, Sessa Orunca, Villa di Briano e due a San Marcellino e Sant'Arpino. Dall'ultimo bollettino si certifica anche 275 persone guarite. I comuni col maggior numero di attualmente positivi sono Maddaloni con 252, Aversa con 247 casi attivi, Caserta con 230 e Marcianise con 227. Nella notte è scoppiato un incendio in un mobilificio antiquariato a Curti, in via Volturno. Possibile che la causa dell'incidente sia stato un corto circuito che ha fatto partire la scintilla. All'arrivo dei vigili del fuoco la situazione era particolarmente delicata ed è stato necessario un intervento di una smerigliatrice per aprire la porta d'ingresso del mobilificio e della pompa idraulica per domare le fiamme. I giovani volontari hanno iniziato a distribuire i doni per l'Epifania in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Cesa. Sono stati individuati ai minori appartenenti ai nuclei familiari più svantaggiati per la donazione di calze e piccoli regalini. La distribuzione continuerà anche il 6 di gennaio. Ai nostri giovani un grande ringraziamento. Questo è il messaggio del sindaco di Cesa Enzo Guida e anche il sindaco di Marcianise Antonello Venardi, in occasione della giornata dell'Epifania, ha detto: il 6 gennaio verranno distribuiti doni ai ragazzi di Marcianise in occasione della festa della Befana. Si tratta di regali che sono stati raccolti grazie all'iniziativa del regalo sospeso Marcianise, promossa da Francesca Tortora Sogliano, che ha riscosso un successo superiore alle nostre previsioni, grazie al contributo di privati cittadini che vogliono restare anonimi e dell'associazione Volontà Donna. Un grande grazie alla Protezione Civile, sempre in prima linea, voglio precisare, per evitare ogni tipo di strumento, ha detto il sindaco Velardi, che il comune di Marcianise non c'entra un attivo personale, consiglieri comunali, assessori e marcianisani di buona volontà. Gli esercenti cittadini hanno risposto con molto entusiasmo. E chiudiamo con lo sport. Oggi turno in fase settimanale, ritorna la Serie A in campo per la 16ª giornata di campionato. Gli azzurri saranno impegnati allo stadio di Armando Maradona alle ore 18 contro la neopromossa Spezia di Vincenzo Italiano. Non ci dovrebbero essere grosse novità nel Napoli rispetto alla squadra che ha battuto il Cagliari di Francesco per 4-1 domenica. Il coach calabrese dovrà fare a meno ancora una volta di alcuni dei suoi uomini migliori, ancora Auto, Osimhen, Mertens e Koulibaly in difesa davanti a Meret. Nella zona di alternanza con Ospina dovrebbero esserci confermati Manolas e Maximovic, con Isai che potrebbe far ruotare uno tra Di Lorenzo e Mario Rui. In attacco intoccabile Zielinski sotto punta ed Insigne a sinistra, mentre adesso dovrebbe toccare a Politano a completare il terzetto nel 4-2-3-1 dietro Petagna. Non escluso però che Gattuso possa presentarsi con un'assoluta novità già sperimentata nel finale di gara a Cagliari. Lozano, in una forma psicofisica straordinaria e quindi difficile da tenere fuori, potrebbe agire da centravanti atipico al posto dell'ex attaccante della Spal.
E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, l'informazione di Teleprima continuerà più tardi, buon proseguimento con i programmi di Teleprima.